Avete bisogno di crediti? Gold.com fa per voi e con il codice Joker avete il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker. Siamo ritornati sul Road to Division 1, signori. Allora, nello scorso video, ragazzi, come vi ho detto e promesso, volevamo scegliere insieme se prendere Ronaldo o Messi. Vi ho chiesto gentilmente di scrivermi sotto nei commenti quale giocatore preferite tra Messi e Ronaldo, e c'è stato veramente un qualcosa di assurdo, un commenti su commenti. È stato veramente fighissimo vedere tutti i commenti che avete scritto. Solamente che per il momento sta vincendo Cristiano Ronaldo. Nel senso che io ho lasciato due post con mettete like qui se volete Messi, oppure un altro mettete like qui se volete Ronaldo. Io tengo in considerazione solamente quello che ho scritto là io, e poi sotto voi mi state dando commenti e like. Quindi chi avrà più like su quel video, appena il video raggiungerà i like richiesti, ho chiesto 50.000, ragazzi, siamo intorno ai 20.000 neanche, quindi ci vuole ancora un po' di tempo, però vediamo un attimo, speriamo che ci riusciamo in breve. In più mi state dicendo anche di prendermi Ronaldo per un motivo, perché comunque già alla destra ho Bale, quindi se io mi vado a prendere Messi comunque alla destra dovrei togliere Bale, quindi mi hai detto anche di prendere Cristiano Ronaldo visto che lui è alla sinistra, in modo che andiamo a comprare la rosa, perché a me sinceramente manca un ala sinistra. Invece che Neymar vogliamo mettere Cristiano Ronaldo, cioè secondo me molto molto meglio, anche perché poi farebbe tipo quadrupla intesa, cioè davanti tutto l'attacco del Real Madrid, perché come dite adesso, raga, a posto di Iniesta ho messo anche il COC, ho messo Rodriguez, quindi cioè ho voluto fare anche questo cambio mettendo Rodriguez, vediamo come riesco a gestirmi con lui, perché poi davanti ho tutti ovviamente le tre punte del Real Madrid, il tre centrocampo del Real Madrid, cioè porca miseria, raga, è un qualcosa di epico. Appena, ecco, diciamo, appena questo si decideva di partire, saremo a fare sta partita, sperando che non c'ha una squadra chissà quanto forte. Speriamo, perché siamo nella prima partita della divisione 5 poi, ragazzi, Anche lui una squadra molto interessante, con Rodrigo là davanti e Piatti. Rodrigo e Piatti, ma dobbiamo fargli capire una cosa, che di Rodrigo ce n'è solo uno, ce l'abbiamo noi nella squadra, che poi adesso l'abbiamo tolto perché ci abbiamo messo Benzema purtroppo, però bisogna potenziare la squadra. Ragazzi, un bel like per il supporto, mi raccomando, tanti pollici in su. Andiamo nella prima partita di questa divisione 5 e speriamo di portarcela a casa. Subito un errore grandissimo, ragazzi. Lionel, se ne va Lionel, tutto da solo. Ancora Lionel, ancora Lionel, se ne va ancora lui. Mamma mia, viene quasi travolto. Vai, vai così! Bellissimo gol! Mamma mia, subito entra Rodriguez e già ci segna il primo gol, ragazzuoli. Rodriguez, subito lui, James. E ci prendiamo questo calcio di punizione con Gareth Bale, signori. Ci proviamo con Bale, una sassata! Porco Giuda, che gol! Porco Giuda, che gol, ragazzi! Bellissima questa punizione di Gareth Bale! Mamma mia, che effetto strano che ha preso sta palla, signori! 2-0! Ancora Messi, ancora Messi, ancora lui. Ancora Messi, signori. Messi! Mamma mia, raga! Lionel Messi! L'ultima partita oggi per lui, che poi purtroppo finiamo il contratto. Ma guardate qua che robetta! Un tiro a giro fenomenale di Lionel Messi, ragazzi! Palla imprendibile sotto al 7. Vai. Vai così. Mamma mia, te ne faccio un altro. Bam! Vai a dormire, vai! Vai a dormire, vai! Fatti i passaggi per perdere tempo, fate! Vai a fare in culo! Questa è la gente che io odio, ragazzi, mi dispiace dirlo. Questo, tutto il primo tempo è stato così, è stato. Tutto il primo tempo è stato così di questo. Sta rosicando in un modo pazzesco! Sta rosicando in un modo pazzesco! Ma non lo, io a me non me ne frega niente, non faccio neanche perdere i giocatori, raga. Cioè, guardate a che livello arriva la gente sul FIFA quando rosica. È bellissimo quando è così, è bellissimo. Io dico una cosa, no? Metti che puta casa questo è uno che mi segue. Quante fai? Cioè, non ti fai schifo a giocare così? Rosichi? Quitta e vaffanculo. Guarda che mongoloide. Cioè, guarda che sta a fare sto rincoglionito, raga. Ma uno può giocare con Benzema, esulta. Che cazzo esulta Benzema? Cioè, uno può giocare così, raga. Cioè, con la gente che rosica. Ma vi rendete conto? Cioè, io non sto facendo niente, raga. Ci vediamo nella seconda partita che è meglio. Cioè, tanto qua penso che più di così non andremo. Dai, siamo al 90esimo, è finita, finalmente.
Dai, regà, dai così, ragazzi. Questo abbiamo proprio massacrato a tal punto che ha rosicato come la merda proprio. E io ci godo, tu non hai fatto neanche un tiro riuscito a fare. Neanche un fottuto tiro sei riuscito a fare. Vergogna! Non ci giocate a questo gioco. Andiamo a farci la seconda. E poi vi giuro, quando è così, raga, preferisco perdere. Vi giuro, preferisco perdere, che almeno ce la giochiamo fino alla fine. Che comunque quella ha subito 3-4 gol nel primo tempo. E mi rimani fermo a fare il cretino. Cioè, esce a sto punto, quitta, cioè. Cioè, a sto punto, batti. Ma non ci gioca per niente a questi giochi. Cioè, continua fino alla fine e vedi. Provaci, cioè. Porca miseria, provaci almeno. Dai, siamo contro. Vediamo qua se riusciamo a vincere anche questa seconda partita, eh. Vediamo un po', la prima l'abbiamo massacrato proprio. Vediamo un po' che squadra ci propone. Oh, qui so cazzi, raga. Un ottimo. Ho stonato tantissimo. Un'ottima squadra. C'ha pure William, c'ha il Diegolino Costa, c'ha Pedro, Iniesta, Casorla, Bruschetta, Jordi Alba, Bartra, Pepe, Danilo e Casilla. Oh, comunque questo c'ha una bellissima squadra. Andiamo a farci questa partita e vediamo di giocarcela al meglio, come abbiamo fatto con quello di prima. Se riusciamo a fare subito un paio di gol non mi dispiacerebbe, vi dico la verità, eh. Ancora Bale, Garrett al giro. Porca puzzola. Non è finita. Oh mio Dio. Oh no, stavo a fare la rovesciata. Madonna mia, regà. Madonna mia. Oddio. Oh porca puttana. Oh mio Dio, regà, se segniamo così. Oh porca troia. Attenzione. Benzemino. Che la da qui. Mamma mia. Jordi Alba, signori belli di casa. Toni Kroos. La dal centro. È perfetta. La prende qui. Non la prende. Non c'è nessuno. Fortissimo e velocissimo. Oh, è fallo. Tua madre in quella pacca è fallo. Ci ha mandato dentro il portiere. Ah, oddio, regà. Ce l'ha mandata dentro il portiere. Ma che sei rincoglione. No, guardate, regà. Era traverso, andava tranquillamente fuori. Vabbè, non è neanche colpa del portiere, però. Ma porca miseria. No, guarda, mi è passata. Porca miseria, non ci sto a capire in cazzo tutta sta partita, raga. Prima è stato facilissimo, adesso abbiamo trovato un giocatore che comunque gli è stato pure abbastanza bene, però. Finita, ragazzi. Finita questa seconda partita completamente una cacca. Andiamoci a fare la terza, visto che comunque la prima durava poco. Questa avevo fatto di poco e niente, perché io non ho fatto un cazzo. 3-0 per l'avversario, proprio easy, proprio così. È tosta, raga, eppure c'è comunque sempre dei tiri, azioni più io, però non c'è niente da fare. Qua è stato più bravo lui, ci andiamo a fare la terza partita oggi addirittura. Ok, ragazzi, siamo arrivati alla terza partita, oggi addirittura 3 partite. Una squadra italiana, tra i giocatori siete che gli sei o infortunato oppure l'ha falciato e l'hanno espulso. Comunque, siamo qua nella prima partita, dominatissima. Seconda partita, scioccami una mazza, ma vediamo questa come va, raga, proviamoci. Rodriguez, ancora Rodriguez. Ancora Rodriguez. Ma no, raga, che figata. Gli ha tirato una pallata in faccia proprio. Una pallata in faccia. Raga, l'ha parata con la faccia. Non dovevi darla lì. Garrett Bale. Bale, signori. Garrett Bale. Prima non doveva dare lì quella palla, non so per quale motivo. 1-0 per Giocherigno. Una bella azione. E andiamo avanti così. Ragazzi, ritorno di Chiesa. Eccolo qui. Il ritorno del grandissimo. Insuperabile. Immemorabile. Chiesa. La dal centro. Bellissima. Chiesa. Che passaggio che ha fatto Chiesa, signori. E c'è lui. Karim Benzema, ragazzi. Addirittura adesso con Chiesa abbiamo un'intesa al 100% davanti proprio al massimo, perché sono 6 giocatori del Real Madrid. Non mi dici che quitti, ti prego, non quitta, che questa partita sono durate pochissimi minuti. 3. Acquittate, raga. Ah, io ho provato a fare 3 partite per far venire il video più gagliardo. E questi ne quittano. E il primo che proprio ha lasciato perdere il giocare. Il secondo mi ha rotto il culo. Il terzo proprio massacrato. Vabbè, ragazzi, ci prendiamo i nostri 6 punti giornalieri.
Poraccio, questo l'abbiamo pure distrutto come il primo. Peccato per la seconda partita, mi abbiamo trovato un avversario veramente molto più forte di me, ragazzi. Sapeva giocare molto meglio e infatti ci ha stracciato 3-0. Quindi ragazzi, questa è la formazione che stiamo usando attualmente. Come state vedendo, molti sono del Madrid, come Kessié, Benzema, Bale, Modric, Rodriguez, Toni Kroos, Pepe e Ramos. Abbiamo un rombo perfetto che sto praticamente, cioè un triangolo quasi di Illuminati, ma che al portiere del Real Madrid stava proprio al 100%. Quindi ragazzi, molto probabilmente prenderò Ronaldo, che se non altro, perché comunque lo state votando sì, tantissimi voi. Ma ragazzi, serve proprio per la squadra. Cioè pensate qua, un Cristiano Ronaldo con Benzema, Bale e tutti gli altri. Penso che è un qualcosa veramente di fantastico. Mi raccomando ragazzi, spoiler tantissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se fosse così arriviamo a 20.000 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, ce la possiamo fare. Lo vedo nei video come stanno andando adesso. So che possiamo farcela. 20.000 like, ve ne sarei veramente grato. E ragazzi, mi raccomando, tutti i social in descrizione, come Instagram, pagina Facebook e tutto quello che vi pare trovate qua sotto nei commenti, nella descrizione, scusate. Al prossimo video del vostro giocherino. Ciao ragazzi.